Vi abbiamo raccontato di Maxi Lopez che è all'NH Hotel di Milano, lo sta seguendo passo passo il nostro Peppe Di Stefano. All'Hilton invece c'è il suo procuratore Andrea D'Amico, lo abbiamo intervistato. Ha appena finito un incontro con il fratello Alessandro, Andrea D'Amico. Un incontro ovviamente, non si fa caso. Un incontro da 48 anni. 48 anni, giustamente. Anzi, no, meno 2, 46. Perché uno è più piccolo dell'altro. Quindi insomma, però se questi incontri non si fanno a casa, si fanno all'Hilton. Insomma, situazione Maxi Lopez, è l'unica domanda che volevo farti. È peccato che non può depositarlo lui il contratto. Com'è la situazione? Perché cioè, il ragazzo, la situazione del ragazzo è veramente paradossale. Lui a Milano in un albergo sta aspettando la chiamata del Milan. Non ha ancora la casa, quindi. Beh, però freme, dai, lo possiamo dire. Ma chi non fremerebbe per venire al Milan? I treni del Milan passano poche volte nella carriera di un giocatore. Quindi noi siamo venuti con serietà, abbiamo lavorato mettendo a punto una situazione molto importante e sapevamo che il Milan doveva definire in 24-48 ore questa situazione e ci hanno chiesto appunto di aspettare un attimo in più perché comunque cercavano di risolverla. E poi ho fiducia nel Milan che sicuramente una soluzione si trova in tutti i modi. Allora, è difficile, però siamo tranquilli. Molto tranquillo e sereno. Però possiamo dire che venerdì potrebbe essere la giornata importante dentro o fuori. Cioè il Milan non è che può far aspettare Maxi Lopez così tanto, anche considerando che c'è questa trattativa per Tevez in mezzo. Però entro venerdì Maxi saprà qualcosa in più? Guarda, il Milan è una squadra molto importante e molto seria e Adriano Galliani è un dirigente che non ha bisogno di nessun tipo di lode perché comunque il suo curriculum e la sua esperienza recita in una sola direzione. E io penso che Maxi, non so quando ancora, però sarà un giocatore rossonero. Diamo le percentuali, visto che ci divertiamo a dare le percentuali noi. No, io non ho mai scommesso in vita mia, per cui non me ne intendo di percentuali. Bene, bene. Allora ti ringraziamo, lì c'è anche tuo fratello, guarda Gianluca Di Marzio lo sta tampinando. Dopo l'incontro. Ecco, ovviamente. Dopo l'incontro. Anche domani a colazione, magari domani sì, a pranzo. Ma lui, io sono, diciamo, ho bisogno di lui perché lui mi ordina tutto, è il mio personal assistant, il mio segretario, quindi senza di lui. Poi ho bisogno anche di lui per incontrarmi perché a volte non mi trovo. A volte anche Maxi Lopez che vi fa incontrare perché tra un impegno di lavoro e l'altro, dite la verità. Maxi, devo dire, è un campione incredibile che tra l'altro porta anche molto bene perché nell'anno in cui è arrivato il Barcellona hanno anche vinto la Champions League e avevano un attacco incredibile dove gli unici non intercambiabili erano Eto'o e quel super Ronaldinho che penso che sia rimasto negli occhi e nel cuore di tutti. E gli altri ruotavano. Speriamo che sia di buon auspicio. Speriamo. Fai l'in bocca al lupo a Maxi. Grazie, Andrea D'Amico. Grazie a voi. Ciao. E adesso?